centrodestra alle prossime elezioni politiche? Quindi parliamo, cioè, 2015, ci mettiamo un punto di domanda, io secondo me siamo, cioè, sul 2015. Guarda che ci sarà il candidato alla Camera, non o meno, ci sarà, può darsi, ci sarà candidata alla Camera di Forza Italia, e ci sarà candidata alla Camera del Nuovo Centrodestra, e ci sarà quello di Fratelli d'Italia, e io voto e faccio votare quello del Nuovo Centrodestra, non vedo cosa scelta di Forza Italia, scusate. Cioè, non lo so, cioè, la coalizione nazionale è quella, torna a dire, se poi uno mi dice, scusa, ma siete in coalizione con Forza Italia alle elezioni politiche, ma, ipotizziamo, sì, va bene, e allora? Ah, ma là c'è Scajola, vabbè, a me, perché ognuno fa la sua strada, non dica... Io non ho... se uno presuppone ricadute sulla città di Imperia, no? Credo sia uno dei temi che interessa, l'ho già detto, lo ridico e lo ridico nuovamente, lo sottoscrivo, che il sindaco Carlo Capacci e la candidatura a sindaco di Carlo Capacci è avvenuta con delle modalità, è avvenuta per delle scelte, per dei ragionamenti, per dei contributi, per dei confronti, se permettete, no? Che nascono da un'idea del sottoscritto, chiaro, di me medesimo, su cui si sono andati a saldare dopo sul nome del sindaco Capacci e sul programma del sindaco Capacci diverse forze politiche e civiche di diverse estrazioni. Per quanto mi riguarda, valeva prima e vale oggi e varrà domani, prima di tutto viene la mia città, perché io in questa città vivo, in questa città ci vive mio figlio e ci vive mio nipote, e prima di qualsiasi altra scelta o di qualsiasi altra alleanza che potenzialmente potrà venire dopo, l'amministrazione comunale di Imperia ovviamente ha il totale e pieno appoggio del sottoscritto, dei consiglieri comunali che hanno aderito al Nuovo Centrodestra, dell'assessore Serafini che farà la sua scelta legittima di adesione o meno al Nuovo Centrodestra, e come stimolo ha ricaduto quello che è del laboratorio per Imperia. Quindi che nessuno si pensi o si immagini che questa scelta mia e dei consiglieri comunali politica abbia delle ricadute negative sull'amministrazione comunale di Imperia, perché nasce sotto un altro aspetto questa amministrazione, nasce sotto un'altra stella che non è quella delle scelte di ognuno e in base alle scelte di uno o dell'altro magari mettiamo in crisi l'amministrazione. Imperia ha bisogno di solidità, questa amministrazione ha attraversato dei momenti difficilissimi, il sindaco, l'ho sempre detto e continuo a dirlo, dal mio punto di vista sta svolgendo il suo lavoro al meglio delle sue possibilità, in una quanto situazione in che è complicatissima, in classifica. Però adesso, no, oggi o ieri è facile dire, ah ma io tanto sono sempre stato con Capacci, adesso è fatto quarto al sondaggio, ho capito. Io l'ho detto anche quando volavano gli schiaffoni in consiglio comunale. Sì, ma questo lo conoscono tutti, dai. Sempre, no, ho capito. Però siccome c'è qualcuno che fa il furbetto, perché poi la fantapolitica si fa, no? Ah, ma escono quelli che sono entrati nel Nuovo Centrodestra, però poi c'è la stampella di quelli di Forza Italia. Ma voglio dire, ma stiamo scherzando o parliamo sul serio? Anche perché io poi nella mia città gradirei, come faccio fino ad oggi, come ho fatto fino a stamattina, girare a testa alta. Quindi noi abbiamo un mandato popolare chiarissimo, e quel mandato popolare non lo tradiamo e sosteniamo e sosterremo fino alla fine questa amministrazione. Io più di così lo devo dire tutte le volte, mi annoio anche a doverlo dire tutte le volte, però ve lo ridico perché recepita io.